con la mante per riuscire a captare gli stimoli tattili dell'esterno e con le vostre. Frizzi, vieni qua, riprendimi da sopra. E arrivo a questo punto, avrò le gomme molto più calde rispetto a essere qua. Sono Jordi Gas. Questo video è un video tutorial. Come vedete, ho foglio, biro e cupolino su cui scriverci perché non sono studiato, non ho altro. Questo video volevo che parlasse del concetto fondamentale di scaldare le gomme. Scaldare le gomme. Siccome un mio amico poco tempo fa ha avuto una brutta esperienza con le gomme ghiacce, è bene parlare di questo argomento. E ci tengo a portarvi perché la gomma è il primo punto di contatto che abbiamo con l'asfalto. E quindi la cosa importante sapere sulle donne sono. Le cose importanti da sapere sulle gomme sono due. La prima è la pressione delle gomme che deve essere corretta, e questa cambia a seconda di dove si va a girare. Se si va a girare in pista, la pressione sarà lievemente più bassa di quella indicata dal punto tipo diplomatico che usiamo, perché essendo sollecitata maggiormente subirà delle temperature più alte, queste temperature aumentano le pressioni, come vedremo, e quindi va bene abbassare un po' le pressioni. Mentre per l'uso stradale è giusto averle quanto segnato dal libretto. Ogni gomma ha un tipo di pressione, un tipo di temperatura appunto da arrivare a raggiungere diverso, a seconda di se è in mescola, se ha diverse carcasse, una sia un'altra, insomma, che non sto qui a dilungarmi. Io comunque uso Pirelli Supercorsa Rosso 2, che sono da. Quanto gonfia una gomma? Quindi una gomma, quanto va gonfiata? Dipende. Se si va in doppio e non volete spappolare la gomma, se si vuole andare in doppio tipo con la figa al mare o con la mante e non si vuole spappolare la carcassa della gomma e quindi finirla subito e farla quadrata, gomma quadrata. Se non volete 90, cioè mi sono perso a parlare davanti. E comunque, se andate, quando metto a posto la pelle, parlo meglio poi. Se andate in doppio, gonfiate un attimino in più le pressioni della gomma, soprattutto quella posteriore, che la maggior parte del peso grava da dietro, quindi gonfiate più quella posteriore. Comunque, per arrivare al sodo, io le gomme le metto. L'uso stradale, diciamo, io tengo una 2-1 davanti, 1-9 dietro, per intendersi, con quel tipo di gomma. Poi fatemi sapere voi nei commenti se è Mugello. E mi è stato consigliato dalla Promo Racing questo tipo di pressione, quindi insomma fatemi sapere voi. La seconda cosa importante è il fatto di avere le gomme in temperatura, le gomme calde. Qui è il nocciolo del video. Come si fa a scaldare le gomme? Sto parlando per l'uso stradale, perché ovviamente sono vampista, va bene a comprarsi le termocoperte, che le mette su prima di iniziare a fare il turno, va in pista, fa due curve, la belle calde, ok? Quindi uso stradale per noi poveri comuni mortali, poveri in canna, che la domenica. Eh sì, si potrebbe usare il forno. Usate il forno, ragazzi. Il forno di magari le grattate, le fate grattine e alla fine si scalda. Noi poveri comuni mortali, che la domenica ce ne andiamo a fare un giro con gli amici su per i passi. Sono due scuole di pensiero. Una che è prodotta da tutti, penso, me compreso purtroppo, ed è sbagliata. Sbagliata. È quella. Vi faccio il disegnino. È quella di usare il classico movimento a zigozago, no? Buonasera. Praticamente come funziona? Guarda il bel profilo che c'ho. Praticamente si sta procedendo dritti. Ok, ma se mai su mangi un accidente a Cristo. Dritti e inizia. E si inizia a fare un movimento destra-sinistra con la moto, così, ok? Questo è sbagliato. Sbagliato? Sbagliato, 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 perché ora vi spiego perché la cosa, il motivo concettuale. Frizzi, vieni qua, riprendimi da sopra.
Ma si vede il foglio, io e la mia mano si vede? Ok. Si vede anche un po' della sua testa. Allora, cupolino, gioco di gas, foglio. Questo movimento qua, che è il classico fare un po' così, no? Destra sinistra, perché è sbagliato? Perché se questo è l'asfalto, ok? E questa è la nostra gomma. Sì. E questa è la nostra gomma, diciamo, poi qui c'è il cerchio, quindi la gomma finirà tipo così. Un esempio di una classicissima gomma, ok? Poi c'è la moto. Finisce la gomma, ok? Cosa succede? Praticamente, se noi siamo a fare a destra e a sinistra, noi idealmente pensiamo di arrivare fino a qua, dico, cazzo, ma io faccio così, mica arrivo fino a qua a scaldarla, no, riesco a toccare tutta la parte del pneumatico, la tocco, no, la scaldo, sbagliato? Perché per riuscire a scaldarla fra destra e sinistra, dovremmo farlo non tre volte, come vedo fare a tutti, io compreso, lo ripeto, ma bisognerebbe farlo tipo a velocità importanti, quindi dove un attrito è importante, e per tempo ripetuto, come appunto come se fosse un girare in pista, ok? Un girare ripetuto. Ma semplicemente appoggiando un secondo questa parte, un secondo questa parte, un secondo questa parte, un secondo questa parte, in maniera alternata, non si fa altro che andare a pulire, nel senso di ci passo sopra, posso levare quel micrometro di polvere, ok? Da questa parte. Poi, mentre sono da questa parte, questa mi si è già ghiacciata. Dalla parte sono di qua, questa mi si è già righiacciata. Quindi, cioè, non vado a creare un attrito uniforme talmente tanto grande che vado a scaldare la gomma. Ok? Se qui c'è l'aria, il calore viene ovviamente da questa parte, l'aria non riuscirà a scaldarsi tramite l'attrito e quindi questa parte magari diventerà anche minimamente calda. Ok? Ma tutta questa resterà fredda. Restando fredda, appena inizierete, la gomma si ghiaccerà subito immediatamente, quindi avete una gomma ghiaccia, molto pericoloso. C'è un grano di dio. Cosa consiglia il capitano? Porca troia. Ci arrivo lungo. Gomma fredda, vino freddo. Cosa consiglia il capitano? Non ridere. Questa è una tecnica che mi è stata consigliata da un ragazzo che non vuole entrare in pista a girare, ok? Quindi non è un imbecille, non è come me prima arrivato, un imbecille dice, oh vai, fai così. No, è una cosa che mi è stata insegnata. Io la uso quando ci penso, perché è logico da usare. E ora ve la spiego anche a voi. Praticamente questa è la nostra gomma. Ma quello che io vi consiglio è di procedere lì dritti, in maniera retta, a velocità non elevata assolutamente, ma tipo boh, 60. Procedete, a un certo punto iniziate a fare una frenata continua e progressiva, quindi non inchiodata, ok? Ma una frenata progressiva che vada a schiacciare le forcelle e quindi... Jordi Gas, ok. Praticamente facendo una frenata progressiva e duratura intendo 5-10 secondi, non so così, io vado a fare forza qui, la mia forza viene scaricata dalle forcelle, quindi inizio a far scaldare l'olio delle forcelle e quindi risponderanno meglio, se ci sono bolle d'aria o cazzate così nell'impianto frenante verranno alla galla, quindi insomma bene farlo, perché se no ci trovo la sandona con lungo non è mai un bene. E dalle forcelle la forza, l'energia verrà trasmessa alla gomma e dalla gomma verrà trasmessa all'asfalto. Ora, fra gomma e asfalto si va a creare un attrito che è soltanto in un punto, quindi è molto più concentrato, è molto più intenso e questa energia deve essere diciamo dissipata in qualche modo. Un modo è l'usura della gomma, che appunto, cioè si consuma quello come qualsiasi gomma, quando gira si consuma. L'altra conversione di energia è in calore, ok? Calore che questo attrito va a riscaldare l'aria all'interno della gomma, perché se io faccio pressione, quindi attrito e quindi calore solamente in questo punto, si genera un calore che va a propagarsi in questo modo, ok?
ok? In maniera uniforme. Quindi cosa vuol dire? Che quando io ho fatto accelerata, frenata, non inchiodata, frenata progressiva, accelerata, frenata progressiva, accelerata, frenata... E arrivo a questo punto, avrò le gomme molto più calde rispetto a essere qua, ok? Perché qua ho semplicemente dato un tocchettino, un tocchettino, un tocchettino. Qui ho creato una situazione dove creo un attrito, quindi un'energia, una forza, che viene convertita in calore. Questo calore mi va a scaldare la gomma, l'aria della gomma interna, e va in questo modo a scaldare tutte le estremità della gomma stessa, e quindi mi troverò a avere la gomma calda. Se non ci credete, provate voi stessi a fare, ovviamente non in chiesa, se no vi sdraiate. Provate a fare i due metodi, ok? E fatemi sapere nei commenti quale secondo voi è più funzionale. Questo è il disegnino che vi ho fatto fino adesso, ok? Vi consiglio di fare una cosa. Spesso, parlo per la strada sempre, spesso i passi che noi andiamo a fare non sono mai dietro l'angolo, ok? Per esempio, io faccio l'esempio di casa mia, io quando voglio andare in Correttana o Raticosa o... Castellina Anchianti, prima di iniziare il passo e quindi prima di avere angoli di piega importanti, fate questo procedimento, ok? E prima di iniziare il passo, fermatevi, toglietevi il guanto, qui ci hanno fatto le mani e l'apparato tegumentario apposta epiteliale, per riuscire a captare gli stimoli tattili dell'esterno, e con le vostre manine... E con le vostre manine fatate del cazzo, toccate con una mano l'asfalto e sentite se è caldo. E secondariamente toccate la gomma. La gomma deve essere calda, calda uniformemente, non vuol dire solo nel centimetrino lì dove è appoggiata in terra, ma deve essere calda anche dai lati. Se è calda anche dai lati, allora potete iniziare a fare gli imbecilli. Quindi mi batti le mani. Le mani, tutta la vita, arde tutta la vita. Grazie, tutta la vita. Quelli più intelligenti e più attenti si saranno resi conto che non c'ho dietro la moto come l'altra volta. La risposta è semplice, perché la moto è lì. Ok? In parte, in parte la moto è lì, perché? Beh, perché ve lo racconterò nel prossimo video, quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, campanellina, man mano, date like, tutto che cazzo vi pare, basta vi iscrivete. E nel prossimo video vi racconto l'altro tips, volevo fare un video sulla moto e spiegarvi perché la mia bimba è un'altra volta ridotta in questo stato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, bombe a mano, gas sempre, beati voi che lo date sabato e domenica, io sarò probabilmente a lavorare. Di gas è tutto, come sempre, bombe a mano e gas.